nel corso dell'ultimo consiglio comunale il consigliere Franco Rolando aveva presentato un'interrogazione sullo stato di attuazione del piano socio-sanitario regionale, si era soffermato in particolare sull'esigenza di dotare il nostro nosocomio nella risonanza magnetica nucleare. L'assessore Cristiana Galizia, dopo aver dato risposta all'interrogazione, si era impegnata a presentare in un successivo consiglio un ordine del giorno al riguardo e inviare al Presidente della nostra Regione e a tutte le autorità regionali competenti in materia. L'assessore Galizia aveva anche chiesto ad alcuni consiglieri che svolgono la professione di medico di poter stilare un documento comune per poter avere, se era possibile, come si auspicava, di poter avere alla fine un'unanimità. Ciò non è avvenuto e questo non posso che rammaricarmi. Non è avvenuto visto che l'opposizione ha voluto presentare un ordine del giorno tendente esclusivamente a chiedere l'installazione di detta apparecchiatura, di detta risonanza presso l'ospedale civile di Tolmezzo. In pratica un po' prendere o lasciare. Mentre secondo il mio modesto punto di vista questo ordine del giorno dovrebbe servire a convincere, anzi oserei dire a obbligare le autorità regionali, per tutta una serie di motivazioni che sono ampiamente esplicitate nell'ordine del giorno che sarebbe stato tra poco per l'autorità Galizia, a dotare l'azienda per i servizi sanitari numero 3 dell'Alto Friuli di questa importante apparecchiatura. Perché secondo me se si vuole arrivare a ottenere questo risultato non ci si può chiudere a riccio, ma si devono trovare delle sinergie e delle alleanze importanti con tutto il territorio dell'Alto Friuli. Quindi basta guerre tra poveri, perché alla fine resteremo sempre tutti più poveri. Abbiamo creato in questi anni un clima di collaborazione, specialmente in ambito socio-sanitario col territorio del Gemonese, del Canal del Ferro e della Valcanata. Era un percorso che già il mio predecessore, sindaco Sergio Cuzzi, aveva intrapreso. Voglio anche altresì ricordare che nel gennaio del 2010 era stato presentato e ampiamente discusso qui in quest'Aula un ordine del giorno che proponeva la creazione di un'azienda sanitaria collinare montana comprendente i territori e gli ospedali a nord di Udine. Una iniziativa poi appoggiata e sostenuta anche dall'amministrazione comunale di Gemona, colgo l'occasione, vedo il dottor Paolo Urbani, sindaco della città di Gemona, grazie al pubblico, un saluto, vedo anche il segretario generale della CISL Alto Friuli, Franco Colauti, saluto molto volentieri anche lui, dicevo, una iniziativa che purtroppo poi, non capita, è stata rifiutata dal San Danilo. L'intesa con Gemona si sta sviluppando anche in altri settori, ad esempio quello sportivo, dove si coopera affinché nel contesto del progetto Città dello Sport e del Benestare, sia Tolmezzo che Gemona mettono a disposizione le loro peculiarità impiantistiche sportive per una fruibilità più ampia e per poter avere riconosciuti nei finanziamenti del lavoro. Ci sono anche altre battaglie che dovremo sostenere insieme a Gemona. Io sto lavorando in questi giorni per ottenere la dislocazione in Alto Friuli della Commissione Medica Locale Provinciale per il riconoscimento di idoneità alla guida degli over 80, per evitare che questi anziani, oggi come oggi, sono costretti ad andare a Udine, sono costretti a fare lunghe code di attesa che provocano molti di loro, vista l'età, sfiducia ed abbattimento, e alla fine molti di loro, stanchi di aspettare, se ne ritornano a casa, ovviamente privi
del rinnovo della patente. Quindi io ritengo che l'ordine del giorno che tra poco l'assessore Galizia presenterà per conto della maggioranza e che non è volutamente stato firmato sia l'espressione della volontà di presentare un documento condiviso che possa avere il peso dato da un voto unanime in una questione che ci vede purtroppo da anni ingiustamente inascoltata. Assessore Galizia, se vuole dare lettura all'ordine del giorno, prego. Ha già ripercorso un po' gli avvenimenti, voglio solo ricordare che il piano sociosanitario triennale non prevedeva acquisizioni tecnologiche ad alto costo di ospedali di rete, se non dopo uno studio redatto con i criteri delle ICT, che è l'Health Technology Assessment. Il presidio ospedaliero di Gevona, come avevo già riferito il 28 aprile scorso, non essendo considerato un ospedale di rete, poteva paradossalmente essere sede di risonanza magnetica nucleare e a servizio di più ospedali in una regione. Io mi ero impegnata a redigere un ordine del giorno contando sulla collaborazione dei colleghi consiglieri di Scosi e Manfreda per ribadire la necessità di redistribuire le risorse e poterle allocare anche in altri Friuli. Stante le reiterate dichiarazioni dell'assessore Cosi, che purtroppo dice 19 risonanze magnetiche della regione sono troppe e vanno utilizzate. Appena saputa la data del consiglio ho contattato due consiglieri e convenendo che i tempi erano molto stretti, su loro richiesta ho elaborato una bozza che la sera stessa ho fatto pervenire loro via mail. I colleghi, letta la proposta che coerentemente con quanto da me dichiarato in aula consiliare non avrebbe specificato dove, hanno risposto, per conto delle loro rappresentanze politiche, che doveva essere necessariamente specificata la collocazione in quel dell'ospedale di Tormento. Il consigliere Manfreda mi ha fatto pervenire la bozza del suo gruppo politico, scrivendomi che si sarebbero potuti presentare due ordini del giorno e magari poter pervenire in sede di riunione di capigruppo o prima del consiglio un testo condiviso. Il consigliere Viscosi mi faceva pervenire nessun testo, salvo comunicarmi che non concordava con le aperture verso Gevona e che avrebbe elaborato un diverso ordine del giorno, salvo approdare a un testo unico che esplicitasse la sede di collocazione a Tormento. A questo punto ho ritenuto di presentare il mio ordine del giorno, come ricordava il sindaco, appositamente non firmato, cui si è aggiunto dopo poche ore il testo elaborato dalla minoranza e dalla minoranza effettiva, Viscosi compreso, in quanto primo firmatario del secondo ordine del giorno, quindi minoranza effettiva, che verrà successivamente annunciato dal collega. Adesso, dopo questa introduzione doverosa, alcuni spunti di riflessione. Il collega Viscosi, quando nel gennaio del 2010 era in maggioranza, era d'accordo sull'opportunità di trovare sintonia con Gevona e questo atteggiamento si evinceva anche dall'ordine del giorno presentato dall'UDC, di cui allora faceva parte, atteggiamento che distingueva il consigliere Viscosi dall'atteggiamento della minoranza che continuava a recriminare vecchi dissapori e sterili conflitti fra i due comuni. Alleanze e strategie comuni che si rinnoveranno a breve nella riproposizione del progetto dell'azienda per i servizi sanitari collinare montana alla prossima conferenza dei sindaci del 27 giugno prossimo 21 per scongiurare il depauperamento di servizi ed offerta sanitaria che il progetto di tre aree vaste più un'azienda territoriale unica creerebbero. C'è da fare una considerazione preoccupante, i dati demografici sono assolutamente preoccupanti. 38.000 abitanti nel distretto della Carnia, 34.000 circa nel distretto del Cremonese Tarvisiano. Sono dati che lasciano intravedere che c'è una caduta libera nel numero degli abitanti delle nostre zone montane. E ancora, a maggior ragione, sono necessari dei ragionamenti condivisi dagli amministratori e dal territorio montano
di fare fronte comune. È chiaro che da carica, da dormezzina, da medico, io vorrei che la risonanza fosse posizionata sul mezzo, non posso negarlo. Però sarà la tipologia di attività, la casistica, la statistica, la riforma sanitaria soprattutto, che ci diranno dove. Noi non vogliamo supinamente che decida la regione, ma negli sviluppi futuri ci diranno intanto se. Allora si deciderà dove. È un'ottica che va al di là del mero interesse comunale. Voi sapete com'è andata la questione dell'elettrodotto. Ho cercato di ragionare al di là dei perimetri del nostro comune e ho fatto una scelta. La risonanza potrebbe essere addirittura servizio di 3 ospedali, in un'ottica che tutto non si può mantenere, ma bisogna condividere e razionalizzare. Riporto poi delle dichiarazioni di Mauro Biscosi in un'intervista, credo telefonica, comunque riportata sul blog. Diceva che è necessario giungere a una condivisione anche con gli altri gruppi consiliari per il bene dei nostri concittadini tormezzini e dell'intera Carnia e della Rimontana in generale. In tema di salute pubblica non possono prevalere personalismi né giochi di potere, ma bisogna guardare la tutela della salute pubblica, eccetera, eccetera. Non so a che cosa si riferisca o a chi si riferisca quando parla di personalismi, spero non alla sottoscritta che sta lavorando per il bene, per la salute di tutto il territorio, montano. Se poi si riferisce a giochi di potere dei politici, abbia il coraggio di esplicitare meglio a che cosa si riferisce. Io credo che dobbiamo rivolgerci a dei politici che non vogliono ottusamente leggere il nostro territorio, però personalismi e giochi di potere spero non sia riferito alla sottoscritta per il fatto che presenta un ordine del giorno diverso dal suo. Specifico anche che, o perlomeno ritengo, che l'ordine del giorno che è stato presentato da me è comprensivo anche di quello della minoranza, ma è concepito per gradienti, con una progressione di giudizio che lascia intravedere quali saranno gli scenari sanitari futuri. Non è sostenibile voler mantenere nei nostri ospedali il tutto, lo diceva anche Mauro Biscosi nel gennaio del 2010. Bisogna però giocare d'anticipo con proposte coraggiose e lungimiranti. E lavorando oltre i confini comunali, come già dicevo, in veste di presidente dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito sociosanitario, mi prego di confrontarmi sia con la parte tecnica, con la direzione generale, con lo staff dell'azienda numero 3, sia con la parte politica, amministratori del Gemonese e del Tarvisiano, tenendo chiaramente sott'occhio anche tutte le dinamiche regionali, quando parlo della conferenza permanente per la programmazione sociosanitaria e socioassistenziale di Codroico. Se non ragionassi in termini di lungimiranza e strategia sanitaria, per me sarebbe un suicidio politico investire in dotazioni tecnologiche a Gemona. E questo voglio che sia chiaro. Se non vedessi che c'è un disegno che va oltre e che potrebbe essere utile a tutta la montagna. Quindi per me investire in una risonanza Gemona tout court sarebbe un suicidio politico a discapito della carne. E invece è un intendimento di ampio respiro che possa riaprire scenari di collaborazione che possano scongiurare la paventata creazione dell'azienda territoriale unica, dove si creerebbe una scissione inconcepibile fra i bisogni, cioè il territorio, e le cure, cioè l'ospedale. Ricordo che in occasione dell'approvazione del piano politico locale del 2010, tutti i sindaci rappresentanti di 43 comuni hanno detto sì alla risonanza magnetica in azienda numero 3. Era intenzionata a ritirare l'ordine del giorno qualora non venisse approvato all'unanimità, in quanto non ritenevo meritorio di essere presentato ai politici di competenza un documento di per sé già debole. Mi sono ricreduta, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Anche se ritengo assurdo per la minoranza non portare una richiesta che potrà essere perfezionata quando lo scenario politico sanitario si sarà chiarito. A chi mi ha scritto ogni qualvolta qualcosa è partito da Tormezzo in direzione sud non è mai tornato indietro, rispondo che per la seconda volta il sindaco di Gemona è venuto in consiglio comunale a Tormezzo con l'uditore a mostrare la faccia. Si parla tanto della necessità di formare una nuova classe politica, di trasparenza e di gioco pulito, e voglio pensare che per Tormezzo e Gemona i tempi siano maturi, e procedo alla lettura. Il titolo l'avete già letto. La risonanza magnetica nucleare rappresenta una dotazione diagnostica di elevato livello tecnologico
responsabile per l'attività routinaria e urgente di una sede ospedaliera diretta. Nel territorio dell'azienda sanitaria Alto Friuli, che rappresenta un terzo circa del territorio regionale, non è presente alcuna risonanza magnetica total body con sede fissa. È solamente disponibile presso un nosocomio Tormezzino un mezzo mobile per un giorno alla settimana, oltre ad una risonanza magnetica riservata alla diagnostica ortopedica. Nonostante ciò, tempi di attesa per una risonanza con un mezzo mobile per gli utenti della nostra azienda sono variati tra i 33 giorni per i casi non sospetta di neoplasia maligna e 88 giorni per prestazioni non urgenti e non prioritarie. I dati sono riferiti al 2010, fornito dall'azienda. L'assenza della risonanza fissa total body comporta dei costi stimabili in circa 500.000 euro all'anno, considerando il servizio del mezzo mobile, le prestazioni effettuate in altre strutture e di trasporti secondari. Risulta che in Regione Friuli Venezia Giulia sono presenti 19 risonanze, tutte dislocate a sud del territorio dell'azienda numero 3 e la prima è allocata a Tricese in una struttura privata. Risulta inoltre che, malgrado le potenziali capacità delle risonanze presenti sia di 200.000 esami all'anno, di fatto se ne effettuano solo 85.000. È necessaria sicuramente una verifica sui motivi della mancanza di efficienza al fine di provvedere a dislocare diversamente le tecnologie. Nell'anno 2008, a fronte della qualità dell'ipotesi di poter effettuare l'acquisto della risonanza per il nosocomio Tormezzino, era stato contabilizzato un avanzo di amministrazione di 1.800.000 euro utilizzabili allo scopo, di cui 1.500.000 per l'acquisto della risonanza e 300.000 euro per adeguamento strutturale. La mancata autorizzazione ha comportato successivamente il trasferimento di tale cifra nel bilancio della spesa sanitaria regionale. I dati del 2010 rivelano come sono state eseguite circa 4.800 prestazioni per residenti e residenti dell'azienda numero 3, considerando quelle con mezzo mobile, la risonanza ortopedica, nonché erogazioni da parte di altre strutture pubblico-private, trattandosi